Passiamo adesso ai secondi classificati di questo CIS 2009, con la presenza anche inquietante di Andrea Gelli qui alle spalle. Anzi, passo a lui il microfono intanto per presentare i suoi compagni di squadra di questa cavalcata che è sfumata proprio sul rush finale, Andrea. Non è facile, ci vuole un po' di fortuna, poi sono grandi squadre, sicché è normale te la vai sempre a giocare all'ultimo o alla penultima prova. Il campo gara oggi non ci ha aiutato più di tanto perché la pescosità è stata bassa e vabbè, è così, ce la facci poco, prima o poi ce la faremo. Non ne dubitiamo, presentaci i tuoi compagni di squadra, certo. Anche se tutti riconoscono però. Vabbè. Si parte in cima, Stefano Pucci, poi abbiamo il grande Gabarro, Gabarini Cristian, dopo c'è Alessandro Bruni, qui c'è Davide Galletti, Santoni Andrea, il magistrale Maffei Pipi, detto Pipi, Luca, Bianchini Jonathan e l'immenso Mone in fondo. Immenso anche perché è grande. Certo. Allora ragazzi, passiamo ad Alessandro che è uomo d'esperienza anche in questa squadra, anche se qua sono tutti campioni. Alessandro, un campionato un po' tarpato dal meteo, un campionato difficile che però avete sempre combattuto lassù in alto. Sì, un campionato cominciato ad Adria con le prime difficoltà, come dicevi, del tempo. Proseguito poi alla Lama, dove abbiamo avuto anche lì coppa del tempo, insomma delle difficoltà per quanto riguarda il canale che si è alzato abbassato. Tutto sommato comunque alla fine il campionato è stato bello lo stesso come sempre, però con delle difficoltà oggettive dovute appunto al tempo e anche a un po' il discorso delle scelte in generale, ok? Perché poi anche quello ha inciso parecchio su quello che era l'umore delle persone. Hanno vinto i migliori, perché comunque vincono sempre i migliori, e noi siamo arrivati secondi con la speranza. Diciamo che abbiamo fatto un passo in più quest'anno rispetto agli ultimi anni, che siamo sempre arrivati terzi, i secondi, con l'auspicio dell'anno prossimo di riuscire a vincere assolutamente il campionato. Qua si stanno toccando tutti qui. No, assolutamente. Ci vediamo. Andiamo avanti, le tue impressioni anche. Ma le mie impressioni sono state comunque quelle di un campionato avvincente, dove comunque poi la forza dei campioni in campo è emersa ugualmente, perché se andiamo a vedere vince l'Oltrarno, Emiliana, Valdera sono tutte lì come nei podi degli anni passati, quindi credo che al di là delle mille difficoltà che veramente questo campionato ha avuto, e qui va fatto comunque un plauso anche alla federazione, perché in qualche maniera è riuscita a gestire questa situazione, che non era facile, perché ovviamente ci sono mille sfaccettature del regolamento, e quindi andare a centrare proprio la decisione giusta per tutti non è mai semplice. Però alla fine credo che sia stato un bel campionato, dove, come diceva Alessandro, i più forti hanno vinto. E noi forse da parte nostra abbiamo avuto un po' di fortuna in certe occasioni, un po' di sfortuna in altre, però alla fine penso che ce lo siamo meritato. E mi premetto, vorrei comunque sottolineare e ringraziare lo sponsor, che come sempre ci dà massimo supporto, e quindi anche per merito loro, in primis Jacopo Falzini, che riesce comunque, qualvolta c'è la necessità, a darci un supporto e a darci una mano, e questo non è semplice. Certamente. Andrea Santoni, essere una società, diciamo, di stampo classico tra due corazzate come Oltrarno ed Emiliana non è semplice. Qual è il segreto di questa Valdera? Ma dei grossi segreti non abbiamo, sicuramente un nostro grosso punto di vantaggio, che siamo tutti molto uniti, matti uguale, e crediamo che conta, e crediamo molto l'uno nell'altro, quindi sicuramente in tutte le piccole cose, le piccole scelte che si fanno, c'è sempre una fiducia reciproca che ti dà quella spinta in più, magari in certe situazioni, per sollevarti da dei problemi, delle situazioni, diciamo, in pesca problematiche. Questo sicuramente. Non abbiamo supporti, diciamo, importanti come possono avere l'Emiliano, l'Oltrarno, le sponde eccetera, che anche lì fa molto la differenza, quindi dobbiamo un pochino arrangiarci fra di noi.
Però siete lì già da alcuni anni. Sì, adesso arriveremo anche là. Cominciano a tremare, dici, questi? Per il nostro, per il piccolo che siamo, siamo sempre lì tutti gli anni, quindi deve far pensare un po'. Bene. Questo è un grande vanto per una società di stampo tradizionale, come diceva, che dietro ha veramente un gruppo di amici, di persone, e complimenti ancora, avete fatto una grande cavalcata e chissà, quest'altro anno speriamo di fare l'intervista ancora migliore. Grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie.